Una città dell'entroterra campano, non lontana da Napoli, che secondo alcuni avrebbe dato i natali a Pulcinella, la famosa maschera che incarna la plebe napoletana. Pulcinella è l'uomo semplice che, pur consapevole dei tanti problemi, riesce sempre a venirne fuori con un sorriso. Ma per gli abitanti di Acerra, la città dove ci troviamo, non deve essere stato facile riprendere a sorridere e a vivere dopo l'ottobre del 43, quando i nazisti uccidono per rappresaglia più di 80 persone e forse molte altre, uomini, donne, anziani e bambini. La vittima più piccola aveva solo un anno e si chiamava Gennaro Auriemma. Non c'è un luogo preciso dell'eccidio, è l'intero paese che viene messo a ferro e fuoco. Si tratta di una delle più grandi stragi compiuta dall'esercito tedesco nel sud Italia. Colpisce chiunque, senza distinzione di età, di sesso o di colore politico. Mio nonno si chiamava Del Pennino Cuono, era il segretario del partito fascista di Acerra. E nel 2 ottobre del 1943 viene ammazzato dai tedeschi in ritirata. Come dicevo, mio nonno era il segretario del partito, quindi probabilmente quel giorno era anche riconoscibile o indossando la divisa oppure indossando la camicia nera. Lui viene fermato mentre esce di casa con un amico, con due bimbi, viene improvvisamente fermato da una squadra di militari nazisti che gli ordinano di lasciare a terra i bimbi e lo ammazzano a sangue freddo. Un po' da quelle che sono le notizie che mi sono arrivate o che spesso ho colto anche furtivamente dai racconti di altre persone, mi sono incuriosito di andare a vedere questo luogo che poi per noi era un luogo sconosciuto, visto che non era più il luogo dove abitavano i miei nonni o dove abitava la mia nonna, che poi era rimasta da sola. Non avevo le indicazioni precise, poi ho capito qual era il luogo, qual era la corte, quali erano quelle scale e sul posto ho quasi rivissuto quella scena, no? Ho quasi rivissuto mio nonno che scendeva in compagnia di questo amico con i due bambini e ho rivissuto anche l'episodio dell'assassinio, no? Quasi ad immaginare anche all'interno del muro i fori di questi tanti colpi sparati nei confronti di mio nonno. La strage di Acerra si colloca nel contesto della difficile e sanguinosa ritirata tedesca da Napoli. È un avvertimento alla popolazione, ma anche una punizione per i fatti avvenuti nel capoluogo e nella stessa Acerra. A Napoli, durante tutto il mese di settembre, si moltiplicano gli atti di resistenza, una resistenza che culmina nelle famose quattro giornate che iniziano tra il 27 e il 28 settembre 1943. Il giorno 27 sera si è incominciato a sentire qualche sparo sporadico e ciò fu dovuto proprio al rastrellamento che avevano iniziato i tedeschi dopo i bandi. Da qui nacque una specie di organizzazione in questo senso, che molti giovani si raggruppavano in un sol posto, in una cantina, in una chiesa, non so, in un palazzo, in una masseria. E quando si è saputo che i rastrellamenti sarebbero stati ancora più intensificati, allora si è pensato alla difesa. L'8 settembre 1943 viene reso noto l'armistizio firmato pochi giorni prima. Napoli in quel momento è una città devastata.
Estremata è stata bombardata tantissimo, più di 100 bombardamenti. La gente ormai vive quasi stabilmente nei ricoveri, non ha più cibo, non ha più acqua corrente, non ha più luce elettrica. E questa è la situazione in cui si trova il capoluogo campano nel momento in cui i tedeschi se ne impadroniscono. Il 12 settembre il colonnello Walter Scholl dichiara di aver preso il comando della città di Napoli e da quel momento emette una serie di bandi, di proclami che renderanno ancora più dura la vita della popolazione. Lo sgombero della fascia costiera, ciò vuol dire il trasferimento di masse di cittadini che non sanno dove andare perché la città praticamente è rasa al suolo. Il reclutamento degli uomini, soprattutto questo. Il bando emesso da Scholl prevede il reclutamento di uomini di un'età che va compresa tra la post-adolescenza e l'età quasi anziana, cioè praticamente tutta la popolazione maschile. I tedeschi prevedono di rastrellare, di acquisire manodopera a bassissimo costo in termini di migliaia di persone. In realtà si presenteranno solo 150 persone al bando di Scholl e questo provocherà la loro irritazione. Cosa fanno gli uomini però che non si presentano? Si nascondono, devono nascondersi. Sono aiutati da tutto il resto della popolazione, in particolare dalle donne, che mettono in atto dei meccanismi di protezione e nascondimento. Si nascondono nelle cantine, nei tombini, nei piccoli soppalchi, insomma vengono aiutati e protetti da un'intera popolazione. E allora i tedeschi reagiscono andando a cercarli casa per casa, andando con le armi spianate ad aprire gli appartamenti, i bassi, entrare nei palazzi con i loro modi estremamente bellici. A quel punto la popolazione insorge. È quella la molla che fa scattare la rivolta napoletana. Allora si è cominciato a dare addosso ai tedeschi per impedire che mettessero queste mine. E le armi sono state portate da delle donne, da dei ragazzi, da noi altri stessi. Insomma, c'è stata una collaborazione, direi quasi, di tutto il quartiere, non soltanto di noi adulti, di noi giovani, ma c'erano dei vecchi, c'erano delle donne. Io ricordo che dei cestini di bombe a mano c'è stato portato da una ragazza, da una popolare, e lei ci portava le bombe a mano, che noi dalla terrazza tiravamo contro questi guastatori per disturbarli nella loro azione. E c'è una bellissima scena nel film di Nanni Loi in cui si vede proprio il ruolo delle donne in questo momento. Le donne non parlano, hanno negli occhi soltanto l'idea di dover difendere i propri uomini e cominciano a camminare, hanno il coraggio, direi un coraggio di tipo storico in quel momento, di andare contro i tedeschi armati soltanto con la forza delle loro persone. E alla fine effettivamente riusciranno a evitare il rastrellamento di quella massa di uomini. Il ruolo delle donne nelle quattro giornate, ma in tutta la resistenza nazionale, è un ruolo estremamente è fondamentale, è centrale. Non ci sarebbe stato nessun tipo di resistenza, la resistenza armata, quella civile, senza le donne. Il primo gruppo di ostaggi che io ho visto trasportare a campo sportivo sono state quelle di via Bernini, circa due camion, portandolo qua, sistemandolo dove ci sono attualmente quelle tribune. Allora decidemmo di attaccare il campo sportivo. Al fianco dei civili che insorgono a Napoli c'è una bella componente numerosa di militari. Chi sono? Sono i soldati che hanno combattuto la guerra fascista fino all'8 settembre, che stanno tentando di tornare a casa. Alcuni sono napoletani e si trovano appunto nella loro città. Cosa fanno? Aiutano i civili con le armi. I civili non sanno usare le armi, loro le sanno usare e a volte le hanno ancora in loro possesso. Quindi le prime armi messe a disposizione, oltre a quelle prese nelle caserme, sono le loro armi personali. Il contributo alla partecipazione dei militari alla resistenza di Napoli è rappresentato dalla figura di Enzo Stimolo. Enzo Stimolo racconta la storia che fosse un capitano di artiglieria che prese parte appunto all'insurrezione di popolo. La sua storia forse in realtà fu un po' diversa. Quello che è importante è che nella sua figura si riassume, si raccoglie proprio questa partecipazione dei militari alla resistenza, che è un dato verissimo per Napoli, ma verissimo per l'intera resistenza. Tutta la lotta di liberazione sarà composta da queste due componenti, i civili e i militari. Dove siete stata fino a mo? In Jugoslavia, in Albania, in Russia. E non certo per gusto mio.
è sempre lustrando le scarpe tedesche. È una figura estremamente rappresentativa perché Enzo Stimolo è quello che coordina insieme ad altri, c'era anche il tenente Abbate, c'era Antonino Tarsia in curia, l'attacco ai tedeschi asserragliati nello stadio del Vomero. È un momento fondamentale della storia della Resistenza. I tedeschi per la prima volta nella loro storia sono costretti a scendere a patti con una popolazione che insorge. È veramente un momento determinante, per questo Napoli poi rappresenterà un esempio per il resto della Resistenza. Non è mai successo da nessuna parte d'Europa che un popolo in armi ha avuto la meglio su quello che ancora si considera l'esercito più forte del mondo. Oggi voi vi ritrovate per la prima volta dopo 26 anni qui al Vomero, dove liberaste gli ostaggi. Vi rivedete per la prima volta, dopo tanto tempo. Che cosa accadde esattamente quel giorno? Noi abbiamo visto entrare questi camion di tedeschi con gli ostaggi. E fra di loro ci dovevo stare anch'io, perché quando hanno fatto questa razzia qui a via Scarlatti, mi hanno preso, poi mi hanno rilasciato perché ero piccolo, c'avevo il pantalone corto. Si vede che non hanno tenuto conto della mia età, mi hanno lasciato. Io sono corso dietro per vedere dove li portavano. C'erano 47 ostaggi qui nel campo Littorio, che noi dovevamo liberare assolutamente perché sapevamo che erano destinati a morire. Dove erano gli ostaggi? I 47 ostaggi erano tenuti prigionieri nelle baracche lì, a ridosso del campo sportivo, dove è la porta del calcio. E avevo disposto gli uomini in modo tale che i tedeschi avrebbero dovuto per forza arrendersi, erano circondati. E chi è che l'ha liberati? Abbiamo liberato noi tutti, assieme agli altri che poi sono stati aggiunti dal capitano Stimolo, che ci è venuto in forza a dare un po' di manforte qui, che era veramente diventata una cosa tragica. La cosa che ricordo bene è questa. Quando vidi uscire il comandante tedesco che ci consegnò gli ostaggi. È stata una cosa veramente emozionante, veramente. Una cosa grande per noi. Bella, piangevamo quasi tutti, noi e loro. Noi partigiani del Vomero, combattendo pomerese, siamo fieri e molto di una sola cosa. Quella che possiamo avere il vanto che la prima bandiera bianca sventolata dai tedeschi è stata da quelle finestre. Perché è stato qua che loro alle 2 di notte si sono arresi con un trucco che usammo, essendo restate solamente in 8 o 9 partigiani a presidiare il campo con i tedeschi dentro, facemmo finta di essere circa 8 compagnie, chiamando dalla prima all'8ª compagnia, contemporaneamente facemmo uscire i vecchi e le donne dai ricoveri con i bambini che facevano rumore con latte e pendole, gridando a bassi tedeschi, assaltiamolo, ammazziamolo, non lasciamo scappare uno. In tutto il mese di settembre e anche durante i combattimenti delle 4 giornate, i tedeschi non si scontrano solo con la popolazione, ma compiono una serie di eccidi e di stragi ai danni non soltanto dei combattenti, ma anche dei civili inermi. Sono rappresaglie, sono vendette perché appunto la popolazione sta insorgendo contro di loro. Una delle peggiori, delle più cruente, avviene nel quartiere di Ponticelli, che sta resistendo, dove c'è una bella resistenza molto vivace della popolazione, ma i tedeschi arrivano e nel corso principale del quartiere entrano casa per casa, entrano cortile per cortile, raccolgono la gente e la uccidono, la massacrano. Non stiamo parlando di gente che muore in combattimento, ma di gente che viene uccisa da inerme, quindi sono vittime che non si stanno neanche difendendo in quel momento. Quando finì l'azione al campo sportivo, no? Che i tedeschi che erano nel campo sportivo si arresero, fecero un accordo, pare la sera del 30, che avrebbero rilasciato subito gli ostaggi che avevano, pare che erano un numero di 47, qualche cosa del genere, e che avrebbero lasciato tra la notte e il mattino, è vero, dal 30 al 1 ottobre, la città senza colpo ferire, ma senza neppure essere disturbati o offesi dai partigiani. L'accordo in città fu mantenuto alla lettera e dall'uno che dagli altri, però i tedeschi appena arrivati sulle colline di Capodimonte, cioè fuori dalla cerchia della città, vennero meno a quella parola che avevano dato, piazzarono le batterie o le auto blinde, adesso non so con certezza, e incominciarono a sparare indiscriminatamente sulla città, mietendo moltissime vittime.
Le rappresaglie naziste continuano anche durante la ritirata verso il nord Italia. Mentre i napoletani festeggiano la riconquistata libertà e l'ingresso degli alleati in città, per Acerra è l'inizio dell'incubo. È il 1 ottobre 1943. Un reparto della divisione Hermann Göring, proveniente dall'area vesuviana, incendia il centro storico a partire dagli edifici nobiliari. Nelle distruzioni muoiono molte persone. Contemporaneamente, gli uomini vengono catturati e concentrati in piazza per essere deportati. Il vescovo interviene per mediare e viene messo tra i rastrellati, e così il parroco. La strage continua il giorno successivo. Quella mattina, la mattina del 2 ottobre 1943, i partigiani attivi in città, dove ci sono due bande, sparano contro un mezzo tedesco. I pochi soldati scappano, ma poi tornano in forze. Mentre la popolazione, incitata dai partigiani, tenta di resistere, i tedeschi ne fanno strage. Tra i protagonisti della rivolta c'è Gennaro Esposito, che giovanissimo dà vita a una banda di partigiani. Sono per lo più studenti. Esposito è morto nel 77, ma la sua storia rivive nei ricordi del figlio Tommaso. Nell'ottobre del 1943 mio padre aveva 17 anni. Era uno studente di ragioneria, anche se il suo desiderio era quello di affrontare gli studi classici. Era cresciuto all'interno dell'ambiente dell'Azione Cattolica con un padre però socialista, quindi aveva la capacità di guardare il mondo e la storia con occhi attrezzati. E quello che accadeva era quello che osservava. In quel momento la città era una città assediata, una città tormentata dalle razzie delle truppe naziste che sfondavano all'interno del centro storico, razziavano i negozi, avevano violentato una giovinetta, avevano ammazzato un'altra giovinetta, Gilda Ambrosino, senza una ragione apparente, ma semplicemente come un atto di violenza. E con quegli occhi di giovane studente che si meravigliava della violenza di quello che stava accadendo, aveva radunato intorno a sé un altro gruppo di giovani studenti con i quali si ragionava del futuro, ma soprattutto si cercava di organizzare una sorta di resistenza e di opposizione a quello che immaginavano potesse accadere di più grave da un momento all'altro. I giovani incominciarono a riunirsi, a radunarsi e a recuperare soprattutto le armi. Come avevano ottenuto queste armi? L'esercito tedesco si era stabilito soprattutto a Cancello, nei pressi della stazione, dove c'erano dei vagoni con le munizioni, e queste munizioni erano state sottratte nottetempo, diciamo tra il 15 settembre e il 30 settembre, dai giovani acerrani. I ricordi di mio padre erano precisi. Raccontava che nottetempo, insieme ad altri ragazzi, raggiungevano questi vagoni, li svaligiavano delle armi, ma soprattutto di una serie di bombe a mano, che poi furono raccolte e furono nascoste un po' dappertutto. Furono nascoste ad esempio nell'ipogeo della chiesa del Corpo di Cristo, la chiesa che stava di fronte alla cattedrale, come furono nascoste sotto il palco dell'Azione Cattolica, pronte per essere poi recuperate. Queste armi furono recuperate tra il pomeriggio dell'1 e la mattina del 2 ottobre, quando ci si aspettava che da un momento all'altro potessero ritornare i tedeschi, cosa che avvenne. Il primo che cadde sotto il fuoco tedesco fu Giovanni Piscopo, che tentò di affacciarsi per scorgere di lontano che cosa. Era una vedetta praticamente, cercava di informare gli altri ragazzi di quello che stesse accadendo, e fu il primo a cadere sotto i colpi del nemico.
così furono massacrati giovani, donne, e i corpi giacevano lungo le strade, soprattutto lungo il corso di Madonna delle Grazie, che era il corso più largo sul quale l'avanzata delle truppe tedesche fu più agevole rispetto agli altri vicoletti stretti della città. L'immagine che aveva fissa negli occhi era quella che l'aveva colpito uscendo dal vicoletto nel quale avevano, come dire, raccolto le armi e stavano per distribuirle. Affacciarsi e arrivare sul corso e vedere di lontano le fiamme che si alzavano e che avvolgevano ormai la maggior parte dei palazzi più belli del corso Garibaldi e di Via Duomo, questa è un'immagine che ha avuto sempre con sé e in un certo senso è quella che gli ha dato la forza di reagire. Quella di dire ai suoi compagni di gioco, di studi, armiamoci, difendiamo la nostra città, abbiamo la forza di metterci insieme e di contrastare la violenza del nemico. Ad Acerra si combatte, nel centro del paese vengono alzate barricate con trattori e carri agricoli per tentare di bloccare i mezzi nemici. Ma è uno scontro impari. I tedeschi usano i carri armati e le mitragliatrici e sparano sui palazzi e sulla gente. Ciò avviene sulla strada principale, ma anche nei cortili e nelle abitazioni, dove trovano la morte decine di persone. Vengono fatte anche delle esecuzioni dirette, con colpo di pistola alla nuca o per fucilazione. C'è chi cerca di resistere all'occupante. Tra loro c'è il giovane Ferdinando Goglia e questo è il ricordo di sua figlia. Mio padre, Ferdinando Goglia, nel 1943 aveva 23 anni perché è nato il 2 febbraio del 1920. E in quel periodo ci stava l'invasione dei tedeschi ad Acerra che stavano bruciando e ammazzando gente nelle case. Mio padre chiamò alcuni compagni, si radunarono e chiese: ma che facciamo? Aspettiamo che questi ci ammazzano nelle nostre case, facciamo qualche cosa. E insieme ad altri, a un bel gruppo, formò una banda che allora era la banda, dicevano, del meccanico Goglia. Però mio padre, più che meccanico, era figlio di un fabbro. E per tutte le cose che avevo fatto, per il ferimento a un tedesco, tutte le azioni che aveva fatto mio padre, gli misero una taglia di 20.000 lire, e 20.000 lire nel 1943 erano tanti soldi, e veniva da tutti indicato come il bandito Goglia. Diceva mio padre che cercavano questo bandito Goglia vivo o morto. Mio padre non raccontava facilmente gli episodi della guerra perché diceva che gli faceva troppo male ripetere quelle cose perché c'erano stati troppi morti e lui aveva ancora davanti agli occhi quelle stragi che facevano e i morti che andava a recuperare, morti in putrefazione per le strade che andava a recuperare insieme ad altre persone per portarle al cimitero. Però c'è una cosa che mio padre diceva che gli è rimasta, che non se ne scende, e quando pensa a questa cosa e soffre, perciò lui non vuole dirlo. Dice: insieme a un altro partigiano stavano nascosti in una traversa del Duomo. Questo amico lo chiamavano in dialetto quelle papere, cioè il collo di un'oca, perché era molto alto e teneva un collo molto alto. Stando nascosto sparavano a questi tedeschi che arrivavano e allora disse questo qua, dice: ne ho preso uno. E mio padre diceva: abbassati perché tu sei alto, aspetta, voglio sparare quell'altro. Dice: non lo arrivo a sparare perché ebbe un colpo qua e me lo vidi dietro, cadere dietro. E sta cosa, dice, tutte le volte che ci pensi, dice, però bisognava andare avanti. Che mi fa. Questo periodo forse un poco lo ha indurito,
cioè i morti, le stragi, gente l'ha un pochino indurita di carattere, tant'è vero che con me e mia sorella, le prime due, era abbastanza severo in casa. Però quando poi nacque l'ultima mia sorella, 10 anni dopo, cominciò a sciogliersi. E sinceramente era diventato come un compagno di mia sorella, perché si abbassava per terra, giocava con lei, cose che non aveva mai fatto con noi. Però non ci ha mai fatto mancare niente, è stato sempre un padre responsabile dei figli e voleva un bene dell'anima a mia mamma. La strage di Acerra è una strage senza giustizia, con colpevoli mai perseguiti, a lungo nascosta e dimenticata. È stata riscoperta solo alla fine del secolo scorso e nel 1999 alla città è stata assegnata la medaglia d'oro al merito civile. Questo per il grande coraggio e il generoso spirito di solidarietà, così si legge nella motivazione, con i quali si ricostruì dopo l'eccidio.